Perché riteniamo che questa legge presenti elementi di incostituzionalità, elementi anche antidemocratici, mi sia consentito. Con questo listino bloccato evidentemente si annullano in parte anche i valori delle preferenze. E mi pare, ecco, che sia chiaro che questa legge ha dei difetti enormi. Ci sono leggi approvate recentemente, quelle dell'Emilia-Romagna per esempio, che prevede una sola soglia di sbarramento, che non prevede listini bloccati. Credo che potevamo benissimo, non dico copiare, ma prendere gli spunti da questa legge. Invece l'accordo fatto dai due partiti maggiori sulla testa degli altri evidentemente mira più a tutelare interessi di parte che a tutelare gli interessi degli elettori, dei cittadini, e quindi presenta elementi anche, a nostro avviso, antidemocratici.